Un saluto da Michelle e un saluto da Carmelo. Bene, oggi parliamo di costruzione. Costruzione. Di costruzione. In che campo stiamo? Bene, siamo nel network marketing e anche qui dobbiamo parlare di costruzione. Prima che parliamo di guadagni. Assolutamente sì, Michelle. Mi faccio una domanda, a te che ci stai ascoltando, proprio a te. Sai perché la maggior parte delle persone mollano nel network marketing? Sai, uno, due mesi, l'entusiasmo, tre, quattro mesi e poi entro sei mesi tantissime persone, se non la maggior parte di persone, mollano. Sai perché? Dimmi un po'. Io penso che ho una buona idea. C'è una buona idea di risposta? Sicuramente ha a che fare a come descriviamo noi questa attività dall'inizio, giusto? Esattamente, perché tante volte il network marketing viene venduto come classico lavoro, quindi entra nel network marketing e guadagni. Il network marketing non è un classico lavoro, no. Assolutamente no, non è il lavoro dove c'è un capo che ti dice cosa fare e ti dà quei soldi, assolutamente no, il network marketing è una grandissima opportunità. Sì, è un lavoro, è vero, ma non quello classico, ok? È molto meglio. Però dobbiamo stare attenti come proponiamo il tutto dall'inizio, perché ovviamente quello che ha in testa il nuovo iscritto è quello che ha come aspettativa, no? Quando inizia questo percorso. Perciò dobbiamo far più chiarezza, diciamo, dall'inizio, che qui sì è un lavoro che nel tempo può portare dei guadagni, ma non è un lavoro dove già fin da subito tu hai la tua entrata mensile come un lavoro tradizionale. Tranne che, diciamo, ti cominci a vendere qualche prodotto, no? Certo. C'è qualche buon prodotto nel tuo network, sicuramente sì. E quindi se cominci a vendere un qualcosa che poi non è l'anima del network marketing, no, comunque un qualcosa puoi cominciare a guadagnare. Ma per quanto riguarda proprio il network, il lavoro di rete, i guadagni arriveranno dopo. Esatto. E se tu non sai questo, ecco perché poi mordi il network marketing. È importante passare questo messaggio al tuo team. Esatto. Prima bisogna costruire che cosa? Ovviamente provando il prodotto per sé, dobbiamo cominciare ad apprendere delle abilità base e poi frequentare le formazioni. E dopo, giustamente, possiamo parlare di creare qualcosa, costruire qualcosa che ci porterà un guadagno. Ma se non cominciamo con la base, giustamente il resto non può arrivare. Come qualunque lavoro, prima bisogna formarsi. Un meccanico, per esempio Carmelo, può svegliarsi oggi, decidere di essere un meccanico e mettere in mano e aggiustare un motore di un'auto? Assolutamente no, ci vuole la gavetta, ci vuole l'esperienza, ci vuole la formazione. Esatto. Ci vuole tanta passione. Esatto. La bellissima cosa è qui noi possiamo anche imparare strada facendo, non è necessario sapere tutto fin dall'inizio, ma un minimo, una base c'è. E allora bisogna mettere il focus lì sulla costruzione di questa base prima di procedere con il guadagno. E allora vi lasciamo per oggi con la nostra frase, cioè azione. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e condividete. Ciao.